One Podcast. Quando pensiamo agli svizzeri, non ci viene certamente in mente un popolo guerriero. Anzi, sembra quasi che i gioiosi abitanti di quelle montagne da fiaba siano stati creati da Dio per cantare yodel, nutrire il mondo di cioccolato finissimo e ospitare senza alcun pregiudizio di sorta denaro riciclato di ogni credo, religione e razza. Eppure, vi fu un tempo in cui i frontalieri in cerca di lavoro erano loro e non noi. Un tempo in cui l'unico export della Svizzera era la carne, ma non quella di manzo, bensì quella da cannone dei suoi mercenari. Un tempo in cui la Svizzera era tutto fuorché neutrale e pacifica. Ebbene, quel tempo si chiamava Rinascimento. Fu in quello stesso periodo che avvenne un episodio chiave che cambiò per sempre l'identità della Svizzera. Un trauma militare così importante nell'economia della loro storia nazionale da averli resi quel che sono adesso. Stiamo parlando della caporetto più devastante mai subita dalla Svizzera. Lo scontro che fece diventare neutrale per sempre un popolo guerriero. La battaglia di Marignano del 1515. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo a sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In ogni puntata di questo breve cazzeggio storiografico vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte che altri paesi, a differenza nostra, si tengono giustamente nell'armadio. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar. E questo è Le Caporetto degli Altri. E anche oggi si vince domani. Correva l'anno 1515 e in Francia il novello re Francesco I, un 21enne tutto testosterone e galanteria, era appena salito al trono con una voglia matta di menare le mani per dimostrare il suo valore, arricchire il suo ancor scarno curriculum e cuccare, già che c'era, qualche bella dama d'Oltralpe. La dottrina geopolitica di questo romanticissimo principe rinascimentale è stata superbamente descritta dallo storico Jules Michelet. Les femmes, la guerre pour plaire les femmes. No. Plaire aux femmes. Plaire aux femmes. Les femmes, la guerre pour plaire les femmes. No, perché dici plaire les? Les femmes, la guerre pour plaire aux femmes. Perfetto. O più prosaicamente, a Francesco interessava fare il bulletto in giro per piacere alle tipe. Una corte senza donne è un anno senza primavera e una primavera senza rose. Amava ripetere ai suoi amici. In francese è... No, ti prego. Ma non fatevi ingannare dagli storici. In realtà, il nostro playboy... altri non era che un viziatissimo turbomammone, servito e riverito dalla sorella Margherita e coccolato ossessivamente dalla madre Luisa di Savoia. Se fossero esistiti i cellulari, probabilmente avremmo visto Francesco videochiamare la propria madre prima, dopo e durante ogni sua spedizione militare per aggiornarla sugli sviluppi e chiedere consiglio. Trattandosi però del XVI secolo, dovremmo accontentarci delle sue lettere, tuttora usate come fonti principali da cui gli storici hanno attinto per narrare questa battaglia. Da queste lettere, per esempio, è stato possibile risolvere l'equivoco del nome della battaglia, che Francesco scriveva come Marignano, quando in realtà il vero nome della località era Melegnano. Il nostro Francesco, cresciuto a pane e romanzi cavallereschi, necessitava solo di una buona occasione per dimostrare il suo valore. Tuttavia, siccome la Francia era appena uscita dalla guerra dei cent'anni ed gli inglesi da bastonare non se ne trovavano più manco in Normandia, per cercare un po' di facile gloria non gli rimase che invadere l'Italia. D'altronde, non era certo il primo sovrano francese del suo tempo a cercare fortuna da noi. Da decenni i suoi predecessori si erano accaniti così tanto sulla nostra povera penisola da aver inaugurato una catena di conflitti dinastici difficilissimi da memorizzare e che ancora oggi mietono migliaia di insufficienze in tutti i licei italiani. Stiamo parlando delle famigerate guerre d'Italia. Questa serie infinita di guerre, atta ad affermare i diritti ereditari dei re di Francia sul regno di Napoli prima e sul ducato di Milano poi, durò per quasi 60 anni. Tranquilli, non è mia intenzione tenervi un pippone sulla situazione geopolitica italiana degli inizi del Cinquecento. Per questo c'è, sapete voi chi. Vi basterà sapere che nel tanto osannato Rinascimento, la nostra amata penisola era una versione hardcore di Westeros in Game of Thrones. Un ring senza esclusione di colpi in cui tutti i sovrani dei vari staterelli che se ne contendevano il predominio erano ben felici di infinocchiarsi vicendevolmente con ogni artifizio possibile e immaginabile. Assassini su procura, congiure, colpi ai genitali, doping e veleni vari alla Lucrezia Borgia erano naturalmente concessi. Vi era solo un'unica tacita regola ferrea da rispettare, che, nel caso fosse stata violata, avrebbe portato tutti i giocatori alla rovina completa.
non far intervenire mai e poi mai potenze straniere nelle nostre beghe. Finché i membri della Serie A dell'epoca, quali il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, quella di Firenze, il Regno di Napoli, lo Stato della Chiesa, poterono randellarsi fraternamente fra loro, si riuscì sempre a trovare una sorta di equilibrio tra i vari top player. Tutto cambiò di colpo nel 1495, quindi 20 anni prima della battaglia di cui sto per raccontarvi. Quando il Duca di Milano, un certo bauscia chiamato Lodovico Sforza, detto il Moro, decise bene di giocare sporco, vendendo l'anima al diavolo, ovvero ai francesi, pur di raggiungere i propri meschini obiettivi personali. Così aveva aperto le porte del suo ducato al re di Francia Carlo VIII per farlo scendere a conquistare il regno di Napoli del suo odiato rivale, Alfonso II, appunto re di Napoli. Signori, ogni problema di questa nostra povera nazione, che ci crediate o no, affonda qui le proprie perniciose radici. Dall'infausta decisione del Moro derivano quasi 4 secoli di tributi e dominazioni straniere che avrebbero segnato indelebilmente la nostra storia e segnano tuttora il nostro presente. Non abbiamo ancora un senso dello Stato ed evadiamo finché possiamo? È colpa di Lodovico il Moro. Nutriamo un complesso di inferiorità ingiustificata verso i nostri vicini francesi e tedeschi in continua ricerca di approvazione internazionale? È colpa di Lodovico il Moro. La vostra crush non vi caga? È colpa di Lodovico il Moro. In questo Nord Italia indebolito e frammentato, non c'è da stupirsi se gli svizzeri, popolo che abbondava in montanari squattrinati, costretti a vivere in condizioni pietose pure per gli standard del XVI secolo, si vendessero al miglior offerente. E così fecero nel 1495, quando aiutarono il re di Francia, Carlo VIII, a conquistare Napoli. Non paghi, nemmeno 3 anni dopo, gli elvetici finirono per stipulare un'alleanza decennale con la Francia. Il loro nuovo datore di lavoro non era più Carlo VIII, però, scomparso improvvisamente perché durante una cavalcata aveva preso male le misure di un portico e lo aveva centrato in pieno con la sua reale fronte, bensì il suo successore, Luigi XII, un mandrillone di prima categoria, forse più interessato alle dame italiane che al ducato in sé. Egli era il marito di Giovanna, l'orribile sorella di Carlo VIII, la quale era sterile e quasi mostruosa, come la descrivevano gli ambasciatori veneziani. Ridi, eh? Non capisco la voce degli ambasciatori. Perché sono impauriti da vedere questo schifo osceno. Body shaming a parte, il povero Luigi XII evidentemente combatteva in Italia solo per non dover tornare a casa da quel roito di sua moglie. Brutta. Lo sapevo che avessi detto di no. No, il roito non va bene, Giovanna aveva anche dei sentimenti. In base al nuovo contratto, Re Luigi poteva affittare la bellezza di 5.000 svizzeri grazie ai quali riuscì a conquistare lo stesso Ducato di Milano che nemmeno 5 anni prima aveva accolto a braccia aperte Carlo VIII in Italia. Luigi XII prese personalmente a reali pedate quel furbone di Lodovico il Moro, dimostrando al mondo che fare i conti senza l'oste non paga mai. Quando però, nel 1509, l'alleanza decennale tra il re di Francia e gli svizzeri giunse al termine, il re era troppo impegnato a corteggiare quella bomba sexy di Isabella d'Este, marchesa di Mantova, per rinnovare il contratto di mercenariato con i suoi svizzeri. Approfittando della svista di Luigi, il tutt'altro che santo padre Giulio II riuscì, attraverso enormi bustarelle date al vescovo di Sion, Matteo Skinner, a convincere gli svizzeri a scaricare il re di Francia per servire invece lo Stato della Chiesa. Per farvi un'idea di quanto fu azzeccata questa campagna acquisti, andate a vedere come sono vestiti i bodyguard del Papa durante le sue udienze. Le uniche guardie del corpo al mondo ancora armate di alabarda. Vista tutta quella fiumana di apostoliche tangenti, i barboni dei cantoni non se lo fecero ripetere 2 volte, e nel 1511 un'orda di svizzeri, cambiando schieramento senza alcun rimorso di coscienza, marciò su Milano su ordine del Papa, occupandola senza colpo ferire. In poche settimane gli svizzeri riuscirono a scacciare i francesi dall'Italia. Al motto di «Fuori i barbari!», Giulio II, il papa più sovranista della storia, era riuscito a scacciare un esercito di extracomunitari con un altro esercito di extracomunitari. Così, nemmeno un anno dopo, nel 1512, con l'appoggio degli svizzeri, il povero 18enne Massimiliano Sforza, ultimo erede del ducato, venne trascinato a forza dalla corte imperiale di Vienna, dove risiedeva in esilio, fino a quella di Milano. In cambio della loro protezione, gli svizzeri poterono rosicchiare i bordi della sua cotoletta ducale, annettendosi Locarno, Lugano, Mendrisio, Bormio, la Valtellina e la Valchiavenna. Il grande ducato di Milano, che secondo i calcoli francesi doveva essere la perla delle loro conquiste italiane, era diventato, col loro sommo sdegno, una succursale di uno dei cantoni elvetici. Naturalmente, Luigi XII non rimase a guardare e, tra una sveltina e l'altra con la dama di Ferrara, cercò di strappare Milano agli svizzeri. Ma l'unica cosa che ne ricavò da tutte quelle tensioni fu solo una sonora sconfitta a Novara e forse qualche piattola.
Evidentemente, quei pezzenti montanari, quando si trattava di menare le mani, ci sapevano fare. Così, per tenerseli buoni, il re di Francia, con il trattato di Digione del 1513, promise agli svizzeri un'indennità di guerra di 400.000 corone che naturalmente non pagò mai. Anzi, mentre impegnava gli svizzeri in inutili trattative, si stava già preparando per il secondo round in Italia, con un nuovo e sfavillante esercito. Sfortunatamente per Luigi XII, però, il buon Dio aveva altri piani per lui e il nostro povero sovrano morì nel suo letto nuziale il 1 gennaio del 1515, mentre già malato e fortemente provato dai suoi incessanti intrallazzi, cercava inutilmente di soddisfare gli appetiti della sua nuova focosissima moglie, l'appena sedicenne Maria Tudor, figlia di Enrico VIII. Infatti questo è vero, cioè lui è morto durante l'amplesso. Nonostante la sua eroica morte sul campo, mentre compiva il proprio dovere di re, Luigi XII non era comunque riuscito a lasciare eredi maschi alla casata, e così il trono passò liscio come l'olio al suo sanguigno cugino Francesco. Ve lo ricordate? Il mammone amante delle donne che credeva di essere marignano invece era merignano, eccetera, eccetera. Insomma, il nuovo re, che come abbiamo già detto non vedeva l'ora di menare le mani, non dovette nemmeno sbattersi per organizzare l'armata d'invasione, essendo già tutto stato messo a punto dall'infogliato cugino appena deceduto fra le lenzuola. E forse fu anche meglio così, essendo Francesco I un sovrano più interessato ai tornei, alla caccia, al tennis e alla vita mondana piuttosto che alla gestione dello Stato. Così, il 28 giugno del 1515, il sovrano di Francia lanciò con entusiasmo la sua allegra passeggiata militare a scapito del ricchissimo Ducato di Milano. Era il terzo re di Francia che tentava di prendere Milano nel giro di meno di 10 anni. Questa volta però, per essere sicuro di vincere, Francesco pensò bene di allearsi con la Repubblica di Venezia, essendo questa la nemica del cuore di Milano. A parte l'appoggio dei veneziani, l'esercito di Francesco poteva contare su quello di valenti nobili, come Carlo III di Borbone, e anche di alcuni illustri cavalieri, tra questi il mitico Baiardo, il celeberrimo cavaliere senza macchie e senza paura, e il lapalissiano La Pelisse. Anche se a comandare realmente le truppe era il capitano di ventura milanese Gian Giacomo Trivulzio, un vero esperto di cose militari. Oltre al fior fior della cavalleria di Francia, ad accompagnare il sovrano vi erano unità certamente meno nobili e più prosaiche, quali gli archibugieri e balestrieri guasconi e navarresi. Si trattava più di cavallette che di soldati, essendo tutti uomini arruolatisi unicamente per fare più bottino possibile. Proprio per questo furono definiti romanticamente venturier dal loro stesso re. A seguire le bande di avventurieri a raffoni vi erano i celebri mercenari viennesi. La copia dell'Eurospin di quelli svizzeri, per capirci, detti Lanzichenecchi. Carne da cannone che combatteva allo stesso modo degli svizzeri, ma che costava enormemente meno, arruolata tra i proletari delle vallate del Tirolo. A seguire vi erano i mercenari dei Paesi Bassi, inquadrati nella cosiddetta Banda Nera, per via dei loro vessilli. Di questi ci si poteva fidare un po' di più, essendo tutti soldati veterani ben disciplinati che conservavano un odio atavico per i loro competitors elvetici. In totale, l'esercito francese comprendeva 2.500 cavalieri francesi turbocorazzati e schifosamente ricchi, più di 22.000 lanzichenecchi tedeschi, 10.000 ladrunconi navarresi, baschi e guasconi, 8.000 fanti francesi e 3.200 genieri e carpentieri. A questi si doveva aggiungere la vera arma segreta di Francesco, un parco d'artiglieria formato da 69 grossi cannoni dai nomi molto fantasy, quali falconetti, serpentine e basilischi. E per concludere, un grande corteo di vivandieri, paggi, staglieri e servitù varia che sempre accompagnava gli eserciti degni di questo nome nel primo Rinascimento. Insomma, una forza di tutto rispetto per gli standard dell'epoca. Ad attenderli in Lombardia erano invece schierati 32.000 fanti svizzeri guidati dal cardinale di Sion, Matteo Skinner, quello che aveva preso Bustarelle da Giulio II, vi ricordate? No. No? Ti ricordi quello a cui il Papa aveva dato dei soldi per abbandonare Luigi XII e passare dalla sua? E infatti tuttora gli svizzeri stanno dalla parte del Papa. Ad aiutare la massa di fanti del cardinale elvetico stava la cavalleria papalina di Don Prospero Colonna, un boomerone ultrasettantenne che presidiava con i suoi uomini i passi montani vicino a Susa per impedire che i francesi passassero le Alpi. Quello però che il povero Prospero Colonna non poteva sapere era che i 3.200 genieri francesi, con buona pace dei notavi di tutti i tempi, erano riusciti a trasformare a furia di picconate ed esplosivi un sentiero alpino appena percorribile dai caprai in un'agevole tangenziale a due corsie in grado di far transitare, entro la fine di luglio del 1515, 30.000 fanti, 9.000 cavalieri, 72 cannoni grandi e 300 cannoni di piccolo calibro. I francesi avevano creato così una strada tra le Alpi all'altezza del Colle della Maddalena, in un luogo totalmente inaccessibile e per questo sguarnito dagli svizzeri.
Se l'esercito francese avesse volato a cavallo d'asini sopra le cime dei monti, la sorpresa per gli svizzeri non sarebbe stata maggiore. Minacciati di accerchiamento dai cosplayer di Annibale, gli elvetici si cagarono in mano e abbandonarono immediatamente l'ormai inutile difesa dei passi alpini, prendendo in tutta fretta la via per Milano. Intanto, il povero Prospero Colonna, comandante dei papalini, venne circondato mentre ancora pranzava. Convintissimo che fosse impossibile trainare i cannoni sulle Alpi, non volle dar retta ai messaggi di allarme e finì catturato insieme ai suoi 700 cavalieri quando ancora stava finendo il primo. Nonostante la sua brillante manovra strategica, Francesco I, saggiamente, temeva gli svizzeri. Si trattava pur sempre della più scalmanata fanteria dell'epoca e avrebbe preferito papparsi il ducato senza dover rischiare un'indigestione militare. A questo scopo, l'8 settembre, a Gallarate, il giovane principe avviò trattative segrete con Albert von Stein, il capo di uno dei contingenti cantonali dell'esercito elvetico. Fiutando l'occasione d'oro per liquidare in una sola mazzetta l'armata nemica, in un ultimo tentativo di conciliazione, Francesco I si dichiarò pronto ad onorare il vecchio debito che Luigi XII si era promesso di pagare e non aveva mai pagato. Ricordate? Quello di 400.000 corone. Ovviamente a condizione della cessione di Milano. Le sue proposte furono veramente allettanti e, oltretutto, accompagnate da una buona bustarella di 50.000 franchi raccolti a tradimento in fretta e furia fra i propri nobili cavalieri, che rimasero praticamente in bolletta. Quel volpone di von Stein esibì il denaro con orgoglio di fronte all'assemblea dell'esercito svizzero. Come era prevedibile, l'assemblea si spaccò in due. Se l'offerta francese accontentava chi era già stufo di mazzate, avendo ragionevolmente accumulato un bottino da riportare nelle proprie valli, molto meno conveniente era per gli ultimi arrivati, che, dall'occupazione del milanese, speravano di trarre ancora qualche mazzetta. A dar voce a questi ultimi, provenienti tutti dai cantoni tedeschi, ci pensò ancora una volta il nostro mitico cardinale Matteo Skinner, il miglior lobbista pontificio presso le armate svizzere. Il povero duca di Milano, intanto, non rendeva certo le cose facili al nostro cardinale, non avendo ancora pagato lo stipendio mensile ai suoi soldati. L'assenza della quattordicesima, per molti uomini dei cantoni schierati intorno allo Skinner, fu l'ultima goccia. Il 9 settembre del 1515, i bernesi, i friborghesi e i vallesi, riluttanti a battersi per uno sponsor che tardava a sganciare la grana, decisero di averne avuto abbastanza e se ne tornarono in Svizzera. Gli svizzeri che decisero di rimanere, guidati dallo Skinner, presero la direzione opposta per dirigersi a sud, verso Melegnano, dove era accampato l'esercito francese. E poco importa se dei 33.000 ne erano rimasti forse 15.000. La brama di bottino, o più semplicemente il terrore di dover tornare negli squalidi rifugi alpini senza il becco di un quattrino davanti alle loro cattivissime mogli, era un incentivo sufficiente per rischiare la pellaccia in uno scontro campale. Perché ho cattivissime mogli? Perché sono brutali, vivono nella... Ma infatti, cioè, poi vedi come combattono bene, perché sono degli animali, con tutto dovuto rispetto per gli svizzeri odierni. Fedeli alla loro consolidata tattica, gli svizzeri marciavano sicuri verso Melegnano, divisi in tre lunghe colonne. La prima avrebbe ingaggiato il nemico, la seconda avrebbe soccorso la prima in caso di difficoltà e la terza avrebbe colto il nemico alle spalle mentre era occupato a vedersela con le prime due. Una tattica forse poco elegante, ma che volete farci? Sono pecorari. No, le mucche. Vabbè, sono vaccari. E comunque a loro difesa si può dire che fino a quel momento si era dimostrata terribilmente efficace. Contro le tre colonne, i francesi schierarono almeno il doppio delle truppe e un'assoluta, schiacciante superiorità in materia di cannoni. Come se non bastasse, quel volpone di Gian Giacomo Trivulzio aveva fatto allagare la pianura circostante attraverso i canali di irrigazione dei campi, creando così un tale pantano che nemmeno un pandino 4x4 sarebbe riuscito a valicarlo con facilità. Ma anche in quel frangente, gli svizzeri non si fecero intimidire. Anzi, sotto l'ordine del cardinale Skinner, decisero di togliersi tutte le scarpe e avanzare a piedi nudi per fare più grip sul terreno. Come in tante altre occasioni precedenti, gli svizzeri contavano sulla velocità della loro offensiva e sulla spietata e leggendaria ferocia delle loro picche. L'obiettivo era ridurre al minimo le perdite causate dalle palle di cannone che i francesi gli avrebbero scagliato contro, come in una grottesca partita a bocce. La strategia di Skinner era semplice e brutale. Sfruttare la lentezza di ricarica tra un tiro e l'altro e lanciarsi in quadrato in bocca ai cannoni nemici per rubarli e poi volgerli contro gli stessi francesi. Ora, per farvi un'idea di cosa volesse dire militare in uno di quei quadrati, immaginatevi 5.000 uomini in piedi su un prato, vestiti solo di leggings bicolore, qualche camicia bianca e rossa e un cappello piumato, disposti su 86 colonne e 58 righe, a un metro di distanza l'uno dall'altro. Ora, unite le righe alle colonne e formerete un bel quadrato di 86 metri per 86.
Date ad ognuno un'asta acuminata, lunga dai 4 metri ai 6, ed avete il vostro perfetto quadrato svizzero. Come facevano a schierarsi perfettamente e sapere ognuno che posto prendere? Semplice, non lo sapevano. Erano i sergenti a dover indicare cortesemente a suon di scudisciate il numero di colonne di file da formare. Il problema era che un uomo non occupava lo stesso spazio di fronte in profondità. Vabbè che gli svizzeri erano gente quadrata, ma mica fino a quel punto. I vari calcoli per individuare il numero preciso di linee e colonne erano di competenza del sergente, che per assumere il ruolo, infatti, doveva saper leggere e scrivere, e piuttosto bene, come potete intuire. La sua picca di comando spesso aveva inciso sull'asta un po' di radici quadrate, in modo da avere a portata di mano qualche calcolo già pronto per poter creare senza difficoltà quadrati perfetti e spietati con i suoi uomini a disposizione. Il senso del quadrato era proprio quello di creare un compattissimo istrice di picche col quale allontanare la cavalleria e sgominare la fanteria avversaria. A tal proposito, le fanterie svizzere si autogovernavano con un ferreo codice d'onore. Chi abbandonava il reparto durante il combattimento, fuggiva o dava segni di paura, tipo pisciarsi addosso o sbagliare i risultati delle radici quadrate, veniva ucciso sul posto dai suoi camerati. La famiglia di un vile o di un disertore veniva dichiarata infame e spergiuro, perdendo onore e diritti civili per 3 generazioni, e la sua casa veniva rasa al suolo. Ah, la ragionevole Svizzera. Se non eravate troppo ricchi, potevate avere la fortuna di essere il numero 3457, in mezzo al quadrato, ma in tal caso scordatevi grandi promozioni e lucrosi saccheggi. Il vostro compito sarebbe stato quello di far massa e stare lì a sperare di non essere raggiunto da qualche palla di cannone quella. Se invece foste stati più facoltosi o coraggiosi da permettervi una corazza e stare in prima linea, allora sareste stati pagati il doppio e avreste imbracciato un'asta più corta ma più maneggevole per il corpo a corpo. Questa era detta alabarda, quella che usano tuttora le guardie svizzere, per capirci. Nel caso invece vi avesse fatto proprio schifo il sangue, avreste potuto militare nella retroguardia, imbracciando un bel archibugio per tempestare da lontano i fanti nemici. Contro questa valanga umana, Francesco I il Mammone opponeva i suoi indomiti cavalieri e il cervello di Trivulzio, mega esperto di guerra. Mentre gli svizzeri finivano di formare i loro bei quadratini, Francesco aveva avuto tutto il tempo per acquartierarsi a nord di Melegnano. Il loro schieramento era protetto ad est dal fiume Lambro e a nord da un canaletto che era stato fortificato come se non ci fosse un domani per arginare la valanga elvetica. Alla fine, il 13 settembre del 1515, gli svizzeri giunsero poco a nord di Zivido, che ora è un quartiere dell'attuale San Giuliano Milanese, e si prepararono ad attaccare. Verso le 4 del pomeriggio, uno squadrone di 2000 picchieri svizzeri, dopo aver varcato a fatica le prime due fosse fatte scavare dal Trivulzio, mosse all'assalto dell'argine difeso dall'artiglieria e dalla fanteria francese. Inutile dire che la marea umana alla fine riuscì ad oltrepassare il fosso e a catturare 7 pezzi d'artiglieria francesi, al prezzo però di un gran numero di morti, per poi inseguire il nemico in rotta urlando all'impazzata. Il saggio Trivulzio non aveva calcolato che la massa di corpi di svizzeri che avrebbe falciato avrebbe potuto via via riempire tutti i suoi fossati e permettere così ad altri svizzeri di oltrepassarli usando i propri camerati come ponte. Praticamente più gli sparava contro e più li aiutava a valicare i suoi fossi. Naturalmente Trivulzio era un comandante italiano sano di mente ed è del tutto giustificabile che non avesse messo in conto il grado di follia che possono raggiungere dei montanari senza paga. I francesi, a questo punto, vedendo la marea elvetica sfondare ogni loro linea di difesa, lanciarono poche centinaia di cavalieri pesanti contro il grosso di quell'orda. Ma provate voi a galoppare tra cadaveri, rovi, canali e fossati con 30 kg di armatura addosso senza cadere. Nel giro di qualche ora, l'assalto francese fu respinto con enormi perdite da ambo le parti. A tappare la falla si lanciarono nella mischia 1200 lanzichenecchi inizialmente schierati a difesa dell'argine, che attaccarono il fianco della fanteria svizzera. Lanzichenecchi e svizzeri, Pepsi contro Coca-Cola, non ci fu quartiere. Dopo un'oretta di scontri, i lanzi furono presto sconfitti, costretti a ritirarsi ed infine inseguiti da 8000 svizzeri inferociti. Intanto Francesco I, che in quei momenti concitati era ancora nella sua tenda a provare davanti uno specchio una nuova armatura, compresa la gravità della situazione, montò subito a cavallo e, alla testa di 300 suoi cavalieri, si apprestava a tappare la falla. Il contrattacco disperato della cavalleria pesante francese, non troppo dissimile da quello di Theoden al fosso di Helm... Non so cosa sia questa roba. No? Ah, perché nessuno ha visto il Signore degli Anelli. Costrinse gli urukai svizzeri a fermarsi, dando tempo alle fanterie francesi di riorganizzarsi e ai cannoni di riprendere a sparare. I quadrati offrivano un bersaglio ideale per l'artiglieria francese, che si divertì un mondo a fare strike di svizzeri abbattendone decine con una sola palla alla volta. Gli scontri proseguirono fino a notte inoltrata, seguendo la stessa antifona, con decine di cariche francesi che degeneravano in risse furibonde tra fanti e cavalieri, avvolti dal calare delle tenebre e dal fumo dei cannoni.
Un ragguardevole macello in perfetto stile rinascimentale, insomma. Durante lo scontro, gli svizzeri e lanzichenecchi apparivano talmente simili che si aveva difficoltà a distinguerli. La carica eroica di Francesco I permise comunque ai francesi di evitare la disfatta e costrinse gli svizzeri ad accamparsi per la notte in una zona paludosa, nota come il Pontile, presso la solita San Giuliano, protetta da boschi, canali e fossati su tutti i lati. Verso le 23, non potendo vedere più un fico secco, entrambi gli schieramenti si accorsero che era già calata la notte e interruppero gli attacchi. Quando ci si diverte. Il re di Francia passò quella notte a cavalcioni su una canna di cannone a 90 metri da un battaglione svizzero, mentre molti lanzi, che si erano persi, parlando la stessa lingua, finirono a dormire con gli svizzeri senza nemmeno accorgersene. Durante la notte, il buon Trivulzio fece allagare dai suoi guastatori il fossato che si trovava a protezione dell'argine dove erano accampati gli svizzeri, che dormivano sereni come angioletti usando come comodi materassini i cadaveri dei propri compagni. La cosa non sembrò averli disturbati più di tanto, anche perché, poco dopo l'alba del 14 settembre, i due eserciti si erano già rischierati per il secondo round. Gli svizzeri, con la loro proverbiale testardaggine, replicarono la stessa identica tattica offensiva della giornata precedente, illudendosi che potesse avere maggiore fortuna. Quindi qual era, scusa? Andarli addosso a cazzo, correre come dei pazzi. I francesi, però, già li attendevano con le micce dei cannoni accese. Stavolta, però, erano sicuri che a furia di palle scaraventate dal zero avrebbero fatto del quadrato svizzero un bellissimo Emmental. E così fu. Costretti a serrare i ranghi, gli svizzeri subirono un bombardamento mostruoso. Eppure, non volevano ammettere ancora la sconfitta. Solo quando giunsero le avanguardie dell'esercito veneziano, ricordate gli alleati veneziani, che non si erano fatti vivi fino a quel momento lì e poi puff, sbucano. E infatti gli storici francesi dicono che non sono serviti a niente. Solo quando giunsero le avanguardie dell'esercito veneziano, condotte da Bartolomeo d'Alviano, l'equilibrio si ruppe. Gli svizzeri finalmente realizzarono di essere fottuti e batterono in ritirata. Per evitare di farsi inseguire, una retroguardia di 400 uomini di Zurigo si posizionò in mezzo alla strada facendosi uccidere fino all'ultimo uomo, pur di prendere tempo. La dimensione sovrumana delle palle degli elvetici, sconfitti sì, ma totalmente intenzionati a vendere carissima la pelle, bastò a convincere Francesco I che forse era il caso di evitare di fare gli splendidi. Dopotutto, aveva già vinto. La stangata sui denti di Marignano fu tale che presto gli svizzeri sancirono una pace perpetua con il Regno di Francia, che si tramutò presto in principio di neutralità totale. Con le conquiste avevano chiuso. Da allora si sarebbero limitati a militare per questo e per quello, perdendo man mano tutti i loro vecchi clienti, tranne il Papa, che servono tuttora. I superstiti di Marignano, invece, raccolsero i loro feriti e le loro carabattole e si avviarono verso Milano, intenzionati ad abbandonare il giovane duca Massimiliano Sforza al suo destino. Peraltro, niente affatto disprezzabile. Esattamente come la buona uscita che si è soliti dare ai top manager che mandano a donnine intere società, così una generosissima pensione avrebbe allietato l'ultimo duca di Milano, confinato in Francia per il resto della sua vita. Le Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini, curato da Viola Afrifa, riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Dennis Tucchi. Una produzione One Podcast.